Ciao a tutti e benvenuti ingenuamente in questa nuova serie di video. Tutti recensiscono sempre o manga belli, anime belli. Invece no! Oggi andremo a recensire uno dei peggiori anime mai creati, Hametsu no Mars. Ed è un OAV creato nel 2005. L'anime inizia con uno dei titoli più lunghi di sempre. Più lenti di sempre. Ok, ve lo velocizzo perché non ne posso più. Oh, ad un certo punto viene questa bellissima data, 2010, l'anno in cui capiamo si svolgerà la storia. Poi vediamo una nave che si sta avvicinando alla Terra, proveniente da Marte, appunto. Abbiamo questo dialogo tra i due astronauti, che dura davvero, davvero molto, in cui si dicono, oh, guardate, andiamo di qua, torneremo a casa, yeah, tutti ci accoglieranno felici. E la nave sembra rimanere praticamente ferma. Per chi soffrisse di attacchi epilettici vi consiglio di andare un po' avanti in questo video di almeno 20 secondi, perché quello che state per vedere potrebbe distruggere la vostra retina. Dopo di questo abbiamo intuito che la nave è fuori controllo e guardate cosa accade. Avete presente i fuochi d'artificio, quelli che fanno... Esatto. Questa dovrebbe essere una delle astronavi più all'avanguardia che è arrivata su Marte addirittura. Ma andiamo avanti perché siamo ai primi 2 minuti di film e ci spiegano finalmente cosa è accaduto. Dalla precipitazione dei frammenti della nave per l'esplorazione di Marte sulla superficie terrestre è trascorso qualche mese. A Tokyo sono continuati ad accadere sinistri eventi. Per la prima volta vediamo una persona o un essere meglio muoversi. Ed ecco i primi umani, queste tre bellissime fanciulle che sono apparse da più o meno 20 secondi. La prima cosa che vediamo è questa. Fregandosene completamente, le compagne vanno all'attacco. La vostra amica è decapitata. Questi mostriciattoli che loro chiamano antichi fanno il culo alle nostre protagoniste. E a un certo punto, chi sarà mai questo soldato? Vabbè, sta di fatto che il soldato fa il culo alle guardie, le tizie urlano Takeru, Takeru, Takeru. Che è l'unico nome che conosciamo per ora. Dopo questo violento scontro ci troviamo in ospedale. Ah sì, grazie, il dottore ha capito che le persone senza testa muoiono. Ora inizia un flashback sul ragazzo che indossava quell'armatura strafiga. E scopriamo che sembra essere stato il padre a fargliela mettere. Lui si risveglia, che cazzo continua questa inquadratura al contrario? E ci troviamo in un posto dove dicono che i frammenti devono essere inviati in America. Dopo un dialogo che sembra quasi eterno e 8 minuti di video, ci spiegano finalmente chi erano quelle persone. La AAST, gruppo di contromisura agli antichi non identificati. Un team speciale creato per proteggere i cittadini dai mostri misteriosi chiamati antichi. I membri sono scelti tra diverse organizzazioni di polizia. E loro sarebbero i membri migliori. Il Giappone è fottuto. Però c'è questo Takeru che indossa la tuta speciale degli antichi Mars e quindi nessuno sa perché spacca il culo, punto. Dopo averci fatto capire chi sono queste persone, devono scortare i pezzi fino all'aeroporto perché poi dovranno essere trasferiti in America. Adesso vediamo il capo dei mostriciattoli. Antichi. Si appostano nei palazzi come i nemici delle tartarughe ninja. Uno dei tragitti in macchina più pallosi del mondo finché... Esplosioni. Ah, gli antichi hanno deciso di attaccare. Vediamo questo camion che sembrava piccolo e enorme invece dentro, dove Takeru andrà ad indossare l'armatura. Le solite cose di quando i giapponesi indossano l'armatura, quindi 30 secondi a buffo. Esce dal camion ed è pronto a fare il culo a tutti. La polizia non prova neanche a scappare e si fa direttamente uccidere.
Le ragazze non sanno fare niente, quindi arriva l'armatura che prova a spaccare il culo a tutti. Adesso vediamo le formidabili scene d'azione. Ora ve le lascio gustare perché sono proprio qualcosa di epico. Ovviamente non vediamo il pugno perché sarebbero stati alcuni fotogrammi da animare in più. Non ce lo possiamo permettere, ragazzi. Bella la musica che Beethoven ha composto per l'anime, vero? Vediamo quasi una mezza animazione di lui che prende la tipa per una gamba. Un lancio davvero cruento, direi. Guardate la violenza con cui le ragazze e il team speciale cerca di liberarsi. Adesso Takeru spara col power up che ha ricevuto prima, quindi la pistola, e il tipo muore. Sì, finito. Se scura lo schermo arriviamo direttamente al quartier generale in America, dove vediamo due personaggi parlare sul fatto che i frammenti arriveranno lì. E attraverso frammenti hanno scoperto cosa siano quei mostri. Le forme di vita esistenti su Marte erano Homo sapiens. Dopo la spiegazione che l'uomo derivi da Marte, torniamo in Giappone, dove Takeru si è tolto l'armatura e il tipo riprende conoscenza. Si scopre adesso che il tipo ha la capacità di parlare la lingua dei terrestri e arriviamo ad un risvolto del tutto inaspettato. Gli umani erano marziani e siamo noi ad aver invaso la Terra. Così le pistole al plasma che prima non funzionavano ora sono fortissime contro il nemico. Altro che Cell. Bastati noi invadere la Terra. Oretaci ga kono hoshi o shinryaku shita. Chikyu o shinryaku. È finito così. Se avete coraggio, in descrizione vi lascio il link per il download del film. Vi ricordo di lasciare un like se questo video vi è piaciuto e se volete che ne faccia altri simili. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!